Quello che ci aspettavamo. No, diamanti! No, 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 monete! Ma soltanto una lettera! Questa volta peggio di tutte le altre volte! Perché le altre volte, se vi ricordate, erano indirizzate ad una mano. E contenevano degli indizi per trovare un tesoro! Degli enigmi che abbiamo risolto faticando e andando qui e lì per tutta la città. E se non sapete di che stiamo parlando, è perché non avete visto questi video, dovete assolutamente andarli a vedere, vi lasciamo anche il link in descrizione. E qui. Noi eravamo alla disperata ricerca di questo tesoro. Siamo andati ovunque. Una volta in un faro abbandonato. Una volta a mare, una volta in montagna. Ma alla fine, l'ultima lettera che abbiamo trovato non era indirizzata ad un amato, ma era indirizzata a noi. A noi, proprio a noi. La lettera si conclude con "A presto, Eric e Dominique". Guardate, tutta stropicciata. E parla anche di insiemini. Come fanno a saperlo? E quindi questo significa che tutte le lettere che avevamo trovato finora erano sempre state per noi. Non è normale che una persona ti fa girare avanti e indietro promettendoti un tesoro e alla fine un tesoro non c'è. E alla fine è tutta una truffa, uno scherzo, o chissà per quale motivo, non lo sappiamo. Assolutamente dobbiamo scoprire chi è questa persona, solo che non è molto facile perché lui conosce noi ma noi non conosciamo lui. No, ci abbiamo pensato e ripensato, guardate come è stropicciata questa lettera, ma non sappiamo proprio da dove cominciare, non abbiamo idea di chi potrebbe essere. L'abbiamo analizzato, ma non lo sappiamo. No, non abbiamo idea, ma assolutamente, assolutamente lo dobbiamo scoprire e quindi continueremo a pensarci, a chiedere in giro a chiunque. E anzi, se avete consigli da darci o se avete idee su cosa poter fare per scoprire qualcosa di più, aiutateci. Scrivetelo nei commenti. E per chi non lo sapesse, io sono Eri. E io sono Eri. E chi siamo noi? La Davide. Insieme sì. E voi siete di insiemini? Insieme sì. Come lo sa anche lui che siete di insiemini? Insiemini anche lui, sì. E se voi che state guardando non siete ancora degli insiemini, dovete assolutamente esserlo. Iscrivetevi a questo canale, attivate la campanellina. E inoltre lasciateci tantissimi like, tantissimi mi piace, così da poter andare avanti con questa storia. Sto dandoci il vostro supporto. Noi sappiamo che voi siete con noi. E fatecelo capire quei like. Dovremmo rifletterci, perché è una persona buona o una persona cattiva? E inoltre il fatto che si chiama Principino, Cucciolotto, io non lo capisco, potrebbe essere un indizio. No. Allora, la cosa principale è capire perché ci ha fatto fare tutto questo. L'ha fatto per farci uno scherzo o perché voleva fare una cosa cattiva? Ed era una trappola, non lo so. Comunque sia, era una cosa cattiva, perché ci ha fatto girare per tutta Palermo promettendoci un tesoro, ragazzi, sì, diamanti, magari rubini. E alla fine non c'era nulla. Ma magari era solo uno scherzo, magari è una persona che conosciamo e ha voluto solo farci uno scherzo per divertirsi e farci divertire. Ma non sono scherzi da fare, ma che scherzi sono? Comunque, ora è arrivato il momento di mostrarvi la cosa che ho preparato io, che è una cosa bellissima, è un esperimento. Cosa hai preparato? Guarda, ti faccio vedere. Che cosa hai portato? Questa. Ma che, perché? Che, cosa ci fai con questo scatolo gigante? Dove l'hai preso? Ok, ti vedo un po' in difficoltà, aspetta, ti aiuto. Questo è uno scatolo gigante. Ok, e come vedi? È uno scatolo di frigorifero. Della mia altezza. Io ho intenzione di spedirmi oggi. Spedirti? Sì. Ma che stai dicendo? Mai nessuna persona si è spedita al mondo. Il pacco già è pronto, guarda. Lo metto proprio come si mette la maglietta. Ma cosa stai combinando? Ragazzi, il pacco è pronto! Ma dici sul serio? Ma esci di qua dentro! Ti sei fatto male? Sì, mi sono raffiato, guarda! Scusa! Scusa, non volevo farti male, ma perché ti vengono queste pensate? Perché porti uno scatolo gigante in casa? Mi devo spedire, io sono una persona alta, quindi mi servono degli scatoli alti. Aspetta, stai dicendo sul serio? È vero, non sono poi così alto, però... Non intendevo questo! Stai dicendo sul serio che vuoi spedirti? Sì, ho già pagato la spedizione, mi è costato un po' perché si paga a peso, però è ok.
Ragazzi, io sono un po' confusa. Veramente già chiamato il corriere? Verrà oggi? Sì, dovrebbe venire tra un po', tra una mezz'oretta, un'ora. Tra mezz'ora? Ma ancora dobbiamo preparare il pacco! Lo scotch. Ma pensi veramente che ti prende? E tanto lui non ne sa niente, perché io sono lì dentro così. Ma potrebbe essere pericoloso! Porterò una telecamera per mostrare tutto. È vero che non penso che ci sia chissà cosa lì dentro, però... Ma dovrò dire al corriere che è un pacco fragile. Sì, questo magari sì. Di che c'è vetro dentro? Così. Ok, mi piace l'idea di infilarti in una scatola, andiamo. C'è un problema. Noi stavamo già preparando lo scatolo per infilare lui qui dentro, ma ho già chiuso la parte interna. E adesso tu come ci entri? Allora, facciamo così, guarda. Io mi attacco qui. E tu prendi lo scatolo, me lo metti sotto e io poi mi lascio cadere e cado dentro lo scatolo. No, dimmi che stai scherzando. È l'unica cosa da fare. Ok, attaccati. Adesso! Ok, tu tu resta qui. Tu resta qui. E io mi piro lo scatolo. Allora. Non ci arrivo, no. Aspetta. Aspetta, prendi una sedia. Sto arrivando. Eccomi qua. Ciao, come si sta lì dentro? Ciao! Diciamo che un po' strettino. Ok, adesso ti sto per chiudere. Quindi, addio. Ciao ragazzi, ciao! Ciao, saluto a tutti. Ok. Fa buio! Adesso attacchiamo la bagagna. Ciao. Non uscire le mani! Fa buio! Sei dentro! Addio! Ci rivediamo quando sarai arrivato! Ma tu l'hai presa la telecamera? No! E devi portarti la telecamera là dentro! Dammela! Aspetta! Ciao ragazzi, primo giorno di registrazione! Ma ancora ti sto impacchettando! Ma è sempre il primo giorno! Ragazzi, ecco, questi sono i miei due buchi per infilare. Qui c'è un altro. Come si sta lì dentro? È strettino, è un po' caldo, però si convive con queste sensazioni così! Ai, ai! Ok, continua a chiuderti del tutto. Fammi girare dall'altra parte. Qui dentro la luce è poca. Ok, ho quasi finito, ma il corriere quando arrivava? Mi avevo detto mezz'ora, un'ora, quindi tra un poco. Ok, tra poco dovrebbe essere qua. Già. Finito, sei pronto? Oh, guarda, c'è un buchino qui. Ehi. Ciao, aiuto! Devo respirare. Ehi. Oh, guarda. Tutto a posto lì dentro? Diciamo. Baby. Ok, ragazzi, sembra incredibile. Non credevo fosse possibile, ma lui è qui dentro. Ecco, come potete sentire, lui è qui dentro. Aia! Piano, si rimbomba nei rumori! Davvero? Sì, ai! Non ci resta che aspettare che arrivi il corriere. Ragazzi, ci siamo, appena suonato il corriere. Io ho chiesto se gentilmente può salire lui a prendere il pacco, perché è molto pesante. Tu sei pronto lì dentro? È il momento! Ok, sta salendo! Registra tu! Ok, ragazzi, è arrivato il momento! Silenzio! Ok, non parlo. Dai, sto zitto. Buongiorno, signora. È un po' pesante, mi raccomando, faccia attenzione. Aiuto, ragazzi. È un po' fragile, mi raccomando, deve fare attenzione. L'aiuto, facciamo così, l'aiuto un po' io a scenderlo, proviamo se in due riusciamo. Dentro c'è una persona. Aiuto. Vabbè, niente, tutto a posto. Ma perché mi ha girato così? È un pazzo. Aspetta, ti apro. Aiuto.
Aiuto! Aspetta, ti ho chiuso proprio per me. Sì, ma sono incastrato. Ai. Aiutami! Ragazzi! Guardatelo! Aiuto, ragazzi, è un pazzo quel corniere, è un pazzo! Aiutami! Dai, Essi! Non è facile! Ehi, qui! Ok. Peggio di un terremoto, ragazzi. Ok, mi sa che l'esperimento è fallito. A me sa che è un pazzo. Non sei nemmeno partito. Ma come facevo a prenderti quel corriere? Io l'ho capito, però se dentro c'era veramente un frigorifero lo buttava a terra e lo metteva al contrario. Beh, diciamo perché quando il corriere si è accorto che dentro c'era una persona non ha reagito tanto bene. A quanto pare c'è una legge che dice che non possono essere spedite delle persone. Ok, la reazione è stata più o meno così. Io devo lavorare, vuoi giocare, vuoi che adesso lavoriamo così? Io devo andare, ho dovuto andare a finire, io non mi prendo nessun bacca, me la vado a vedere, ma boppo! Sì, ragazzi, è stata più o meno così, dove la parte incapibile erano parole impronunciabili. Mi apri. Ah, sì, scusa. E ok, ragazzi, dopo aver sperimentato questa situazione, è meglio rimetterci a pensare su chi sia lo sconosciuto delle lettere. Essere il corriere. Ma che c'entra il corriere? Il corriere non ci conosce! Ora sì. E comunque lasciate tanti like se vi è piaciuto questo video e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivando la campanellina e seguiteci su Instagram, ci trovate come dinsieme.official. Ogni giorno pubblichiamo tantissime storie e oggi salutiamo Valentina Armignacca, Francesco Venosa, Asia Branciforte, Jasmine Iovine e Anna Trombetta. Ciao ragazzi, ciao belle, sono un po' quello che voglio, sono insieme i più belli del mondo e ci vediamo domani con un nuovissimo video in cui speriamo di scoprire qualcosa di nuovo. Domani scopriremo qualcosa di nuovo, quanto è vero che ci chiamiamo insieme Enrico Domenico, siamo insieme come voi. Ciao, addio. Ci proviamo, ciao.